Questo tessuto è fatto apposta per te. Nessun'altra donna in città può portarlo con più maestosità ed eleganza. Questo color zafferano si sposa meravigliosamente col tuo incarnato. No, veramente, farai morire d'invidia anche Venere. Senti com'è liscia, com'è morbida. Oh, credimi, questa stoffa è unica in tutta Pompei. Salve, donna. Mi chiamo Adriano e sono ospite di Popidius. È lui che mi ha consigliato di venire a vedere Eumachia per una questione urgente. Dove posso trovarla? La mia padrona è occupata e non vuole essere disturbata. Ora non posso avvertirla perché devo esaminare la loro stoffa. Il prezzo è troppo basso. È sospetto. Scusami, credo di poterlo provare. Allora, Follatore, avevi ragione. Questa stoffa è unica in tutta Pompei. Qui abbiamo finito, Sofia. Torniamo a casa. Cos'ha da dirmi la mia schiava? Lasciaci, Caius. Dopo mi occuperò di te. Adriano, ti ringrazio. Sembra che il tuo ospite Popidius ti abbia consigliato di venire da me. Cosa posso fare per te? Non posso rifiutare niente a un amico di Popidius. Chi era quella cliente che il Follatore stava per derubare? E la ragazza che era con lei è una sua schiava? Era Lavinia, moglie di Octavius Quarzio. La giovane non è una schiava, è stata affrancata dal marito di Lavinia. Lavinia la adora. Vengo ad offrirti il carico di lino per cui il mercante di Alessandria ha chiesto un prezzo tanto alto. Si dà il caso che l'abbia barattato per un ottimo affare. Ah, che coincidenza! Ero seccata di essermelo fatto sfuggire. Come posso ringraziarti? Non ho ambizioni politiche e le mie ricchezze in Gallia sono più che sufficienti. Ho deciso di dedicare la mia vita all'amicizia. Secundus, il figlio di Popidius, mi è molto caro. Ciò che colpisce lui, colpisce anche me. È molto rattristato dalla sua sconfitta elettorale e io vorrei capire che cosa è successo. Ma quando faccio questa domanda, tutti sembrano a disagio e nessuno vuole rispondere. È un argomento molto delicato. Ho sempre rifiutato di parlarne a Popidius, temendo che potesse prendersela con suo figlio. Sai, è una questione di reputazione. Iulia Felix è sì una donna, ma è riuscita ad avere un ruolo strategico nelle elezioni. Noi donne non possiamo votare né intraprendere la carriera politica, ma possiamo influenzare gli altri più di quanto si pensi. La reputazione è quindi la nostra forza o il nostro tallone d'Achille. Il collegio di Iside si incontra spesso a casa di Iulia Felix per i banchetti rituali. Le sue opinioni in campo elettorale hanno sempre un gran peso, ma non può fare errori. Deve difendere il nome di Iside, che molte lingue biforcute hanno già soprannominato la mezzana. Quindi è cauta e sostiene solo candidati moralmente irreprensibili. Come sai, i seguaci di Iside dovevano sostenere Secundus, ma spesso l'opinione pubblica si rivolta contro i seguaci di Iside, che sono accusati di ogni genere di depravazione. Come si poteva dubitare della morale di Secundus? Questo è il problema. Come posso dire? Non tutti i seguaci di Iside sono di buona estrazione. Beh, dei tipi equivoci, grandi sostenitori della sua candidatura, hanno fatto delle scritte sui muri di varie caupone. Secundus le ha fatte subito cancellare, ma il danno era fatto. Ormai era noto come il candidato dei bassi fondi. Qui le campagne si basano sulle scritte murali. Se qualcuno vuole sostenere un candidato, ne scrive il nome sul muro della sua casa, sperando di procurargli altri voti. Questi graffiti sono di importanza capitale, possono fare di te un decurione o lo zimbello della città. Una donna virtuosa non può permettersi di parlare di certi posti. Pronunciarne anche solo il nome è inconcepibile sotto questo tetto. Caius, puoi ringraziare quell'uomo come tuo salvatore.
Mi ha fatto concludere un ottimo affare e non ho più voglia di trascinarti davanti all'Edilis. Torna domani e risolveremo queste faccende. Psst, psst. Ehi tu! So come ringraziarti. Ho sentito per caso la fine della tua conversazione e so di chi stava parlando. Vai alla caupona di Dionisos, il liberto di Lucius Vetutius Placidus, in via dell'abbondanza. Dovresti trovarli lì. Quello che non poteva dirti era che delle prostitute di bassa lega, ragazze di strada che si vendono per 4 soldi, hanno chiesto alla gente di votare per Secundus. Chiedi a Palmire o Ferusa, ti spiegheranno tutto, forse. Che i vimini di questi cesti strazzino l'idiota che li ha intrecciati. Che i noccioli di queste olive lo soffochino. Tu conosci Sofia, la liberta di Octavius Quartio? Sofia? Ne ho sentito parlare. Naturalmente non viene qui, ma l'ho vista passare con gli occhi bassi in compagnia di Lavinia, la moglie di Octavius. Ah, Lavinia l'adora, la tratta come una figlia. Sai dove potrei trovare una donna di strada che chiamano Palmire? O una certa Ferusa? E bravo, un'orgia! Per uno straniero non perdi tempo e sei anche ben informato. Ti dirò, Palmire non è certo di prima scelta, ma è una brava ragazza. Lavora per l'amore della sua vita, un gladiatore di nome Publius Storius, un uomo libero. A proposito, si dà il caso che sia qui, nella sala, e che assiste alla rovina di un mercante. Ah, Lavinia è una gran signora. Per esempio, Sofia è golosa di datteri. Ah, sono molto cari e molto rari. La piccola liberta normalmente non avrebbe mai la possibilità di mangiarli, ma ogni volta che può, Lavinia compra un cestino di datteri per Sofia. Lo so, perché me l'ha detto un mio amico che vende frutta al mercato. Cosa ti hanno fatto questi cesti per attirare così le tue ire? Non stanno in piedi. Ecco cosa mi hanno fatto. Vedi? Ho 2 cesti di olive che tengo lassù. Non posso lasciarli sul banco. O il primo che passa me li saccheggia appena vado nell'altra stanza per servire un cliente. Il problema è che non so mai qual è pieno e qual è vuoto. E passo tutto il tempo a tirarne giù uno, poi l'altro. E dato che non sono stabili, una volta sì e una volta no, li rovescio. Forse si può rimediare. Sei una vera manna, straniero. Per ringraziarti, ti offro da bere nella retrostanza. E ti do un consiglio. Non impicciarti del loro gioco. Penso che quella canaglia di Lucius, il pittore, giochi coi dadi truccati. Come si fa a riconoscere i dadi truccati? Se non ti intendi i dadi... È semplice. Non te ne accorgi e finirai per perdere la tunica che indossi. Basta scavare dei punti su un dado e riempirli di piombo. Poi si copre con un po' di stucco, si rifà l'incisione e il gioco è fatto. È impossibile riconoscerli, finché non si pesano, naturalmente. Oh, il messaggero fortunato! Sono felice di vederti, giovane pupillo di Popidius. Popidius? Il mondo è piccolo, mi ha appena chiesto di restaurargli un affresco. È per questo che hai comprato tutto il mio stock di blu egiziano. Il destino è un burlone. A proposito di destino, sto perdendo tutta la mia fortuna. Bah, mi sembra di giocare con un mago. A quest'uomo gli escono sempre dei 6. Da noi in Gallia abbiamo un trucco per riconoscere i dadi stregati. Ho bisogno della serva cieca della giustizia. Aspettate un istante.
Furfante, canaglia, ladro, mascalzone! Chiama l'edilis! Aspetta, ho un'idea che piacerà a entrambi. Allora, maestro, i dadi girano a tuo favore. Penso che sia giusto scambiarli per la prossima partita. Se accetti, sarò io il tuo avversario. Questa è bella! Offro a tutti un bel boccale di vino brulè! Beh, Adriano, grazie a te! Ricorderò questo viaggio col sorriso sulle labbra e la borsa piena. Me ne vado da questo luogo di perdizione. Vediamoci alle terme. Vorrei darti la mia acqua sacra. Prendi questa collana del mio paese, un modesto segno della mia immensa riconoscenza. Adriano, ti prego, era solo un gioco. Gli avrei restituito il suo denaro. Ti prego, non denunciarmi. Cosa posso fare per te? Dimmi, hai concordato di restaurare l'affresco di Popidius, vero? No, con i lavori e le recenti scosse non posso promettere niente, neanche a Popidius. Che cos'è il blu egiziano di cui parlava il mercante? È uno dei pigmenti più rari. Quando qualcuno ordina un affresco, il prezzo fissato comprende il salario dei nostri operai e tutte le materie prime, mestiche e pigmenti. Fatta eccezione per due tipi di pigmento, il rosso e il blu. Sono molto costosi e sono a carico del cliente. Sai, è anche per questo che a noi pompeiani piace dipingere i muri di rosso. È un segno di ricchezza, una forma di ostentazione, se vuoi. Ecco che cosa puoi fare per me. Ora hai un cliente prioritario, Popidius. Cominci domani. Ma è impossibile, non posso. Non parliamone più. Quel blu costoso, apprezzerei molto che tu lo offrissi in dono a Popidius, nella quantità che lui desidera. Quei maledetti dadi. Va bene, d'accordo. Congratulazioni, Adriano. Popidius ha ragione ad averti per amico. Torna pure quando vuoi. Salve, ragazza. Salve a te, Palmire. Salve anche a te, bello straniero, luce dei miei occhi, tesoruccio. Salve. Non fraintendermi. Non sono qui come cliente, ma per delle informazioni. Vengo dalla Gallia, sono un amico di Secundus, figlio di Popidius. Per pura curiosità, e poiché mi è molto caro, vorrei scoprire perché ha perso le elezioni e... Oh, che brutta storia. Feros ed io volevamo solo farci una risata. Uno dei miei amanti è un uomo distinto, un uomo libero, che fa l'agente elettorale. Viene spesso qui a fare due chiacchiere e ci ha convinto a sostenere Secundus. Sembrava un'idea divertente. Era la prima volta che qualcuno ci chiedeva le nostre opinioni politiche. Oh, ne abbiamo parlato a tutte le ragazze e tutte hanno scritto il nome di Secundus sui muri delle Caupone. Oh, credimi, non volevamo metterlo in imbarazzo e certo non volevamo fargli perdere le elezioni. Alcune ragazze sono seguaci di Iside e mi hanno detto che Iulia Felix avrebbe gradito una generosa donazione al tempio da parte di Secundus. Questo avrebbe ricomposto la questione e forse avrebbe favorito la sua elezione l'anno prossimo. Tieni, l'acqua sacra del Nilo. Di solito ne porto un'anfora colma ai preti del tempio, ma la mia nave è troppo carica. Conservala, ti porterà fortuna. O donala alla prossima persona su cui vorrai riversare la tua bontà. Se un giorno passi per Alessandria, vieni a trovare Arpocrates. Il tempo che starai in casa mia sarà miele per il mio cuore. Popidius,
È stata una giornata meravigliosa. Per Secundus, tutto dovrebbe risolversi alle prossime elezioni, se fa una donazione al Tempio di Iside. Ma anche un dono a Julia Felix sarebbe apprezzato. Dato che lui è assente, potresti darle da parte sua questa splendida collana e questo pugnale che vengono dall'Egitto. Sarà grata per un tale segno di lealtà. E così il pittore verrà domani e comincerà a lavorare al tuo affresco. Ti offre in dono tutti i pigmenti rossi e blu che desideri per ringraziarti dell'onore che gli fai di essere suo cliente. Lasciamo che il nostro ospite ci incanti col suo talento poetico. La poesia è un'arte in cui i galli eccellono. Noi cantiamo ancora i versi di Catullo. Posso chiedere alla nostra bella suonatrice di lira di accompagnarmi con la sua musica? La fornace di Vulcano è il sole dell'estate. Il fuoco del mio cuore innamorato, niente e nessuno potranno mai spegnerli. I flutti dello Xanto hanno raffreddato il bollente Achille. L'acqua chiara delle ninfe e la sacra fonte di Diana leniscono le ustioni di un cuore innamorato. Venere è nata dalla scintillante schiuma marina delle Grazie. Elena sulla nave di Paride brillava fra gli spruzzi. La sua chioma d'oro brillava dei diamanti effimeri della rugiada.